Bene amici di iTech Italia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere se gli accessori della GoPro sono compatibili con la Nilox. Abbiamo qui oggi due accessori, la bretella e il caschetto, che abbiamo acquistato per un prezzo non esagerato. Diciamo che se avessimo dovuto comprare gli accessori originali della Nilox avremmo speso intorno ai 50 euro, invece vi posso garantire che ho speso solo, diciamo, 12 euro. Da cosa è nata l'esigenza di verificare se gli accessori della GoPro sono compatibili con la Nilox? Semplicemente, il mercato Nilox non è ancora sviluppato come quello della GoPro, quindi come saprete per la GoPro ci sono anche accessori che non sono quelli originali ma che sono perfettamente compatibili, e quindi data l'impossibilità di trovare accessori compatibili con Nilox, o meglio della Nilox, che però non costino esageratamente come effettivamente costano, ho comprato questi due accessori per il prezzo che vi ho detto prima, che è veramente modico, e oggi andremo a verificare se sono effettivamente compatibili con la mia Action Cam. Se avete visto la recensione e l'unboxing della fotocamera avete riconosciuto questa vite e questo gancio, che sono in dotazione con la fotocamera insieme ad una serie di accessori che in questo momento non ci serve vedere, e quindi partirei da il caschetto. Come vedete, nonostante il prezzo, direi che il materiale è veramente ottimo. Anche all'interno c'è questa striscia, fa più aderenza su quelli che possono essere caschi o anche per esempio in testa, tra i capelli, diciamo che questo fa da spessore un po' più aderente. E quello che mi premeva a me verificare era se il gancio in dotazione con la Nilox entrava in questi, diciamo, in questi passaggi dove appunto si andrà ad applicare poi la vite. Una volta acquistato ho verificato che senza difficoltà, effettivamente, come vedete, il gancio entra perfettamente. Anche la vite poi viene avvitata senza troppe difficoltà. Ecco, qui siamo riusciti ad arrivare in fondo e come vedete non si muove, diciamo che è abbastanza stabile, e tramite la vite che ora andrò a recuperare è possibile attaccare la Nilox. Ecco qui la vite di cui vi parlavo, per verifica vi faccio vedere che il tutto resta fermo. Abbiamo montato la vite e come vedete la fotocamera resta ferma, resiste abbastanza bene alle sollecitazioni, e questo caschetto devo dire che è veramente comodo, non me l'aspettavo così comodo, molto elastico, aderisce molto bene alla testa, e quindi anche questo è un acquisto di cui sono soddisfatto. Adesso però passiamo alla parte dolente. Mentre con il caschetto è andato tutto perfettamente liscio, diciamo che con la pettorina ho avuto più di qualche difficoltà. Come vedete qui non c'è più l'aggancio con i traspessori, ma c'è il moschettone. Diciamo che in questo caso il moschettone della Nilox soffre un po' nel gancio della GoPro. Non perché sia troppo grande, ma perché è leggermente più piccolo. Vorrei estrarlo per farvi vedere come ho fatto ad agganciarlo, ma fidatevi che da qui non si toglierà mai più, morirà con questa pettorina. Infatti io penso di aver perso per sempre questo mollettone, o diciamo ho guadagnato una pettorina, sono punti di vista. Però adesso vi spiego un po' come ho fatto ad infilarlo qui dentro. Questo è il gancio fornito dalla Nilox. Come vedete qui c'è questa protuberanza centrale, e negli accessori della GoPro è un po' più spessa. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho limato questo spessore in entrambi i lati, e anche qui dove c'è il moschettone, non so se riuscite a vederlo, ma nella parte sottostante il moschettone c'è un piccolo arco. Anche quello l'ho dovuto limare un po' all'interno per farlo scorrere, diciamo, in questo spessore, e dopo aver fatto un po' di tentativi sono riuscito ad infilarlo, e ho spinto talmente tanto che secondo me si è proprio infilato del tutto, e quindi fidatevi che da qua dentro non si toglierà più. Io vi consiglio, se dovete comprare accessori della GoPro e volete usarli sulla Nilox, comprate sempre quelli con il gancio di questo genere, con i tre spessori. Questo è il moschettone della Nilox, quindi per verifica, diciamo, vi faccio vedere che tutto funziona. Anche qui si va ad infilare la vite, si deve cercare il buco. Ecco,
giustamente non ho mai avuto difficoltà, adesso che devo fare il video ovviamente tutto non funziona, ma questo è il bello della diretta. Ecco qui abbiamo infilato la vite, la parte rossa vi consiglio di non buttarla mai perché serve diciamo ad infilarla come spessore qui nel moschettone in modo tale che non si apra, non si chiuda e non esca dal suo posto. Una volta inserita la vite come nel caschetto andiamo a girarci dentro la Nilox ed ecco qui, anche sulla pettorina la Nilox è stabile. Non soffre i movimenti perché fidatevi che non ci saranno mai più movimenti per quanto riguarda questo moschettone. Quindi spero che questo video sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale, seguirci su Twitter, su Facebook e lasciare un like e condividere questo video. Vi auguro buone riprese con la vostra Nilox o con la vostra GoPro, qualsiasi sia la vostra action cam. Un saluto a tutti da High Tech Italia e ci vediamo al prossimo video.